Buongiorno a tutti, sono Maria Luisa, guida d'arte. Oggi vi accompagno alla Pinacoteca del Castello Sforzesco, dove potremo ammirare la Madonna del Libro di Vincenzo Foppa, caposcuola indiscusso del Rinascimento Lombardo. La Madonna e Gesù Bambino emergono da uno spazio che diventa reale grazie all'inganno prodotto dalla finta cornice. Il libro d'ore, il prodotto di scorcio, aumenta l'illusione di tridimensionale realismo. L'intensità espressiva dei due personaggi è molto profonda. La Madonna è di singolare dolcezza, è velata di tristezza e Gesù sembra prevedere il suo destino. Le figure presentano una solidità scultorea e la morbida sfumatura del manto della Vergine rimanda ai modi fiamminghi, mentre il filo di corallo rosso alla scuola ferrarese. Lungo la cornice della tavola vi è un'iscrizione con l'incipit di un'orazione attribuita a Sisto IV, in onore dell'Immacolata Concezione.